Buongiorno ragazzi, vi presentiamo un circuito al banco dove è stata utilizzata una valvola OR, la cosiddetta valvola selettrice, che ci permette di realizzare l'operazione logica tra le due variabili digitali A e B che rappresentano appunto le sollecitazioni sui due pulsanti. Abbiamo una valvola 3-2 monostabile, ad azionamento manuale tramite pulsante raso, che da sola è in grado di pilotare la fuoriuscita dello schema, proprio perché il suo segnale arriva nella valvola OR ed è sufficiente per pilotare l'attuatore tramite la valvola 5-2 bistabile, che è stata resa monostabile grazie nuovamente alla molla pneumatica. Che cosa osserviamo? Osserviamo di fatto che possiamo premere indifferentemente o uno o l'altro pulsante, o entrambi, e comunque a seguito dell'azionamento lo stelo fuoriesce. Cerchiamo adesso di individuare i percorsi compiuti dall'aria. L'aria arriva dal gruppo FRL dopo essere stata filtrata e lubrificata tramite cosa dobbiamo individuare adesso? Individuiamo il circuito appunto che serve per l'alimentazione. Come vedete qui è rappresentato appunto la nostra sorgente pneumatica per le valvole presenti e noi lo ritroviamo al banco seguendo il percorso del tubo bianco che a partire dal gruppo FRL si dirama per dare aria appunto sia alle valvole 3-2 monostabili ad azionamento manuale sia alla valvola 5-2 che serve per pilotare il mio attuatore a doppio effetto. Cos'altro osserviamo? Osserviamo che in blu scuro, vengono utilizzate, diciamo, alimentate le due camere del cilindro a doppio effetto e l'impiego di una valvola bistabile anziché monostabile, perché nella rappresentazione appunto vedete qui la presenza della molla che caratterizza una valvola 5-2 monostabile, viene in laboratorio in questo momento realizzata con la molla pneumatica. Seguiamo il percorso dell'aria a seguito della sollecitazione di uno dei due pulsanti. Che cosa accade? L'aria a partire dalla sorgente risale, arriva nella valvola OR, va nel pilotaggio 1-2 che permette appunto la fuoriuscita dello stelo e contestualmente c'è dell'aria in pressione per il pilotaggio 1-4 che non è sufficiente per il rientro, ma nel momento in cui viene rilasciato il pulsante prevale e permette il rientro dello stelo.